Il campanile di San Domenico, edificato tra il 1464 e il 1500 dal lombardo Gasperino di Antonio, domina il paesaggio circostante. In questa litografia, incisa dall'Angelini e dai Cherubini della metà del secolo XIX, il rione di Porta San Pietro è ritratto in base alla struttura originaria degli edifici prima della costruzione della Rocca Paolina. In primo piano emergono l'abbazia di San Pietro e il suo originale campanile ottagonale. Sulla sinistra si nota la struttura poligona della chiesa della Madonna di Braccio, fatta costruire tra il 1476 e il 1479 da Braccio Baglioni. Seguono la bella porta marmorea di San Pietro, progettata da Agostino di Antonio di Duccio, e la mole del convento di San Domenico, con il campanile svettante e terminante ancora con la cuspide, abbattuta dopo il 1540. La torre attualmente è alta 67 metri, ma in origine era alta 102 metri. Fonti storiche riferiscono che il taglio è stato effettuato per problemi di staticità. Ma è interessante sapere che, secondo la leggenda, a richiedere letteralmente l'amputazione del campanile fu il Papa Paolo III. In quanto da qui, dalla sua Rocca Paolina, proprio a causa della punta, aveva la visuale della vallata coperta a lui e magari ai suoi cannoni. Nonostante le notevoli dimensioni, il campanile ospita soltanto tre campane. Una è del 1660, firmata da Hieronymus Sanctoni Fanensis. Una del 1800 di Joseph Filippi et Laurentius Lera e una del 1830. A causa delle precarie condizioni di stabilità e della momentanea fase di restauro, le campane seguono soltanto melodie da fisse. Nei giorni feriali, a mezzogiorno vengono scanditi sul campanone i ritocchi dell'Angelus, mentre nei giorni festivi viene eseguita una melodia a martelli sulle tre campane, sempre a mezzogiorno. Bye.